Namaste, io sono Ace Brave, bentornati a Game Dave Tycoon. Abbiamo subito una notizia che il Ninvento è un ottimo successo e quindi oggi cosa facciamo di bello? Facciamo un altro gioco. Ah, perfetto. Ok, quindi facciamo un attimo un altro... Intanto andiamo a vedere le ricerche, abbiamo il gamepad e la steering wheel, abbiamo un po' di cose nuove, addirittura Wild West come cosa. Oggi facciamo, molto spesso mi avete detto di aspettare che finisca di vendere un gioco per farne un altro. Non conviene, devo dire, perché è una... come si dice? Fare più giochi e venderli contemporaneamente vuol dire comunque avere una fetta di mercato. Per prima cosa vorrei fare... vediamo quanto costa mettere tutto quanto dentro. 120.000, facciamo il nostro primo engine. Engine, mi raccomando, non engine, che sento troppa gente dire engine. E facciamo il primo Ace the Engine. Namaste Engine 1, anzi 1.0. ok, questo è il nostro primo engine che costruiamo, vediamo come funziona. Vedete che ci sono dei remaining che sono qua, ci viene anche spiegato, e praticamente spendiamo il tempo, faccio due alla volta perché sono io, e in più stiamo anche accumulando un po' di ricerca. Avremo un engine che possiamo usare per il prossimo gioco, che voglio proprio usarlo, anzi. Tanto Tales of Carbonia ha fatto 28.000 vendite con 198.000, quindi un bel po' di soldini ci ha fatto fare. Forza forza, finiamo il motore grafico nuovo. Motore di gioco e anche grafico, diciamo. Ed eccolo qua finito. Ok, ora è completo. E adesso possiamo usarlo per il prossimo gioco. Quindi facciamo un nuovo gioco, lo chiamiamo. Ha avuto un sacco di proposte, quindi mi piace molto poterlo fare. Sarà un Pirate Adventure, fatto da Chrisful, un commento suo, sempre per Tess. Con il nostro nuovo Namaste Engine, che viene là e si chiamerà Canotto dei Caraibi, che magari avrà anche un sequel più avanti. Comunque costa 40.000. e vediamo un po' di che cosa fare. Possiamo usare, come vedete, la grafica di versione 2 perché abbiamo l'engine nuovo. Ok, 1 e 1. E qua, come potete vedere, abbiamo la possibilità di aggiungere il salvataggio del gioco e la storia lineare. Allora, intanto dobbiamo mettere per un gioco d'avventura mettiamo un po' di storia, ma non troppa. Questo alto e questo lo mettiamo qua. Vediamo come salta fuori senza concentrarsi troppo. Ok, vedo un 6-3. Dialoghi abbastanza bassi perché comunque è un gioco d'avventura. L'intelligenza artificiale la mettiamo qua. Level design molto alto, quindi tiriamo giù questo e vediamo se funziona così. Speriamo bene. Ok, lui si è fermato. Stavo pensando un attimo. Ok, adesso arrivano i punti tecnologia. Ok, siamo 8-8. E per il terzo possiamo mettere, al posto che basic sound, possiamo mettere mono sound, che costa leggermente di più, ma ci aiuta molto. Però tiriamo giù grafica e sound. Vediamo subito. World design è come viene strutturato, ovvero level e world. Sono level design, l'abbiamo visto prima, che è l'architettura grafica del mondo. World invece è proprio la grafica in generale, o meglio come viene realizzato. Mettiamo più grafica e più suono e un po' meno di world design. Vediamo cosa salta fuori. Ok, qua ci stanno dicendo che alcune si sta dividendo un po' la fetta di mercato, non è semplicemente una cosa così. E infatti abbiamo target audience come ricerca possibile. Qua stiamo facendo un sacco di punti adesso, bene. Non è il massimo della vita ancora, vediamo i bug di toglierne un po'. Ok, col 18-14 forse abbiamo fatto un nuovo record, no, non ancora. Nuova combo e va bene anche la combo, quindi pirati e avventura funziona bene. Vediamo di rilasciare il gioco. Intanto che vendiamo, facciamo una ricerca nuova e facciamo target audience, così abbiamo qualcosina da in più da dare per voi. Vediamo com'è andato Canotto dei Caraibi. Aiaiaia.
Beh, dai, 6, un po' basso in effetti. Dai, datemi di più, 7. 6. Dai, un 8, 8, 8. Boh, 7, dai, 6 e mezzo di media. Come avete visto c'era scritto pirati e avventura funzionano bene insieme. E c'è la vena, che sarebbe la siga, o sega, dipende da che regione siete. E sta per rilasciare anche lei una console, che sarà il Master System. E lo vedremo tra un po'. Tanto siamo al rank 26, quindi abbiamo fatto un buon successo. E adesso praticamente quando svilupperemo un nuovo gioco, ve lo mostro giusto perché ci fa il tutorial. Non lo faccio in questo episodio, ma aspetto al prossimo. Possiamo scegliere se fare Everyone oppure un gioco per solo i maturi, ovvero sopra 18 anni, 16 anni, non mi ricordo, oppure un gioco con un target solo per i giovani. Ok, con questo è tutto. Direi che possiamo magari ricercare un gamepad, giusto per far passare un attimino di tempo. Qua sta funzionando bene le vendite. Dai, dai. Forza, ragazzo. Ok, abbiamo il gamepad. E adesso possiamo installarlo nel prossimo engine per farlo migliore. E vi rimostro un attimo i topic che abbiamo ancora. E sicuramente farò un racing tra poco. Ne ho già in mente uno, ma comunque continuate a scrivere i commenti sotto a questo video, sceglierò quello che avrai più mi piace. E andiamo sulla game history per finire. Questo era Canotto dei Caraibi, ci ha fatto guadagnare, ci sta facendo guadagnare ancora, ma siamo su 63.000 di guadagno per adesso. Abbiamo 600 fan anche. E ci vediamo al prossimo episodio di Game Dev Tycoon. Io sono Ace the Brave, namaste and be brave.